Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su DotHackGU, Last Reload. Ci troviamo nel volume numero 2 e dobbiamo andare verso il muro, Lost Ground col muro, per capirci. Dove continuerà il tutto. Tra l'altro, piccola cosa che volevo dirvi, ma penso che la posso dire anche dopo l'eventuale cutscene. Quindi, ecco qua, Hidden, Forbidden, Bulwark. Andiamo, è un Lost Ground ovviamente, eh. We're gonna go hack the sign and infiltrate the operation folder. Dobbiamo hackerare il segno e infiltrarci nella cartella delle operazioni. Target Tri-Edge's sign. L'obiettivo è il segno Tri-Edge, che tra l'altro è l'unica cosa qui, quindi non è che serviva a specificare. A proposito del hacking, una tecnica utilizzata per rompere il sigillo sui segni incisi nelle differenti aree da Tri-Edge e teletrasportarsi nelle aree linkate ad essi. E vabbè, è lagging dei segni. Comunque, ogni hack richiede uno specifico numero e tipo di data seed per ogni segno. A proposito dei data seed, i data seeds sono unità di dati presi dalle manifestazioni in-game delle Aida. Possono essere acquisiti combattendo contro le Aida col tuo avatar utilizzando su di loro il data drain. Io ho un data seed per puzza, non so se basta. Warp, sì. We don't have enough data seeds. Esatto, non abbiamo abbastanza data seeds. Jeez, what good is that gonna do for us? Che ci possiamo fare? I've just received information from Master Yada about a new Aida corrupted area. Ok, abbiamo ricevuto un'informazione a proposito di una nuova area corrotta dalle Aida. E abbiamo le parole chiave. Just keep data draining the Aida in this area. We should be able to gather more data seeds. Se andiamo lì e sconfiggiamo l'Aida, dovremmo essere in grado di acquisire altri data seeds. Bene, l'area è According, Floating, Eradication. Livello 43, quindi ancora basta per noi. E andiamo, ed è un dungeon. Ok, nessuna cutscene iniziale sembra. A posto. Quindi quello che vi volevo dire all'inizio, proprio all'inizio di tutto, è che, ironia della sorte, chiunque abbia fatto il porting di questo gioco si è dimenticato, mettiamola così, di una cosa abbastanza importante. Cioè, noi qui non possiamo sloggare. Non possiamo proprio... siamo nel server Aida, intrappolati, e fisicamente il nostro giocatore non può sloggare, quindi il comando di logout è disattivato. Questo fa sì... che tecnicamente, finché non è possibile chiudere il gioco. Quando eravamo su PlayStation 2 non era un problema perché tu salvavi, poi spengevi la console e il problema era risolto. Qui, ogni volta che chiudo un video, li voglio far di seguito ma non ho avuto fisicamente il tempo per farlo, sono costretto a un alt F4 per chiudere il gioco, perché fisicamente il gioco non posso arrivare alla parte in cui dice esci dal gioco. Perché non so se l'avete visto, se l'ho fatto vedere in uno dei primi video, credo di no. Ma per sloggare dobbiamo prima andare al desktop. Togliere le scatole. Dobbiamo prima andare al desktop e dal desktop possiamo sloggare. Ribadisco, è una dimenticanza in fase di porting, anche perché è una cosa temporanea per una sezione specifica del gioco, questa. Quindi non è... oh, c'era quello da 10. Vabbè, momento però, io vorrei utilizzare il Fairy Orb, dov'è? Quanta roba da utilizzare ancora qua? Fairy Orb, che ne ho 23, vedere un'occhiata. Velocemente esploro tutto. Ok, praticamente è un glorioso vicolo cieco, torniamo indietro veloci. Ovviamente noi sappiamo che questo è il percorso corretto perché ho utilizzato l'oggetto apposito per mostrarmi la mappa, sennò di base potrebbe essere tutto un grandissimo mistero. Purtroppo qui sto cercando in tutti i modi di ottenere un punteggio alto, anche se in realtà... scusa, ma perché mi sto sbattendo così tanto il equipaggiamento? Ecco. 79, 86. Cambio arma. Faccio molto prima, dai, siamo sinceri. Metto anche stato sveleno con questa. Ok.
Dicevo, difficilmente riuscirò a ottenere un punteggio alto perché ovviamente non posso fare rangeli e sconfiggo i nemici prima. Praticamente sì. Ah, altro percorso. Poi non posso neanche fare degli awakening perché non riesco a accumulare abbastanza perfetto. Beh, rimasto anche questo. Percorso esplorato tutto, ennesimo vicolo cieco, senza niente di utile. Io l'ho fatto perché? Perché in caso ci fossero dei consumabili, no dei consumabili, degli oggetti distruggibili, quelli fanno conto del punteggio. E visto che altre cose non le posso fare, visto l'area che è di livello basso, mi conveniva farlo. Oh, olè. Però a questo giro sappiamo che il percorso è uno da qui andare avanti, e quindi dove andiamo andiamo bene. Ora. Certo ci sono soltanto questi nemici, neanche un po' di varietà. Dai. Perfetto. Però abbiamo quasi completato il morale. Chissà perché. Non mi ricordo neanche dove si guarda, quali sono le azioni per ogni personaggio che fanno aumentare il morale. Ti pareva che quello da 10... No. Stava nel... nella cosa accanto. Ah, morale. Ok, la prossima battaglia posso utilizzare l'Awakening. Sempre lo faccio per motivazioni di completismo, eh. Cioè, c'è un libro Ryu che conta quante volte usiamo l'Awakening, quindi lo devo fare. Ovviamente non mi serve, anche perché se in caso contro le Aida non lo posso usare. Eccola là, tra l'altro, già si vede. Spero che non mi resetti l'Awakening, altrimenti rosico un po'. Aida confirmed. Be careful, Haseo. Aida confermata, stai attento, Haseo. Ah no, neanche più la scenetta. Vabbè. È sempre l'Aida quella base, quella denominata Anna. Dai. Sì, ci sto andando un pochettino sull'aggressivo perché voglio togliermela dalle strade il più presto possibile. Beh sì. Che vuoi fa? Uno, due, tre. Non ce la farò mai, vero? A stordirlo prima che mi possa sparare? No. Vai. No. È scorretto però che mentre fanno quella cosa non possono essere storditi, eh. Uno, due, tre. Vabbè, ormai siete deboli. Io vi ricordo sempre che il nostro avatar, Skid, ha delle statistiche che scalano insieme al livello di Haseo. Quindi più siamo forti, più... Che volevi fa? Siamo sinceri. Dalla CDB. Non abbassare la guardia, ci sono ancora altri segnali delle Aida. Dicevo, più Haseo diventa forte, più Skid farà male o avrà più vita, immagino. È difficile capire precisamente in che modo le stat vengono influenzate, però perché non abbiamo modo di provare con mano la forza di Skid, cioè non abbiamo dei parametri veri e propri. Almeno che io sappia, se mi sbaglio qualcuno me lo scrive nei commenti. Io non ho voluto riguardare le cose del GU in preparazione del porting perché, beh, riscoprirle penso che sia molto meglio. Proprio a livello anche di scoperta. Ad esempio, in maniera molto sciocca, non ricordavo minimamente tutto questo fatto dell'essere intrappolati in questo Aida server. Sono passati pure 10 anni dall'ultima volta che ci ho giocato, eh. No, forse 10 no. Allora, sto cercando di ricordare. Mi ricordo che prima li ho giocati tutti e tre assieme, quasi, pressa poco quando è uscito il volume 3. Però ora non mi ricordo quando è uscito il volume 3. Redemption. Vabbè.
Poi in caso ve lo vedete su Wikipedia e fate il conto mentalmente. Oh, mi ero dimenticato dove sarà la Wiggin. Sempre lì. È inutile. La mia idea sarebbe, tra l'altro, che sconfiggendoli... No, no. Ecco, che sconfiggendoli così il morale si consuma poco. E così facendo io dovrei essere in grado di riusare l'awakening relativamente presto. Che ci vuole relativamente poco a far ricaricare quel pezzo di barra. Beh, dovrei essere almeno al... Qualcosa? Non mi pare di aver guadagnato nulla da quell'azione. Vabbè. Ah, tra l'altro devo anche guardare qui a quanti piani ci sono da fare. Quanti... Sì, in realtà mi fa vedere la mappa. Però la mappa implicitamente mi dice se ci sono più piani, un altro piano ancora da fare. Allora qua. Un teletrasporto, però questo è d'arrivo. Immagino che da lì sotto ti teletrasporto. Ah, però sono separati. Sono proprio due blocchi separati dalla mappa, non me ne ero accorto all'inizio. Si è messa accesa la lampadina, ovviamente, nel momento ovvio. Quando ho visto il teletrasporto era messo così. Io non mi ricordo, richiedevano 15 Shim Sphere per attivarsi quelli. Mi pare. O sono già attivi di base? No, sono già attivi di base. Ah, sono quelli nel territorio che vanno attivati a mano. Insomma, così. Ok, siamo qua sotto. Piccolo check per essere sicuri che qui non ci siano nemici. Non c'erano nemici. Però, per sicurezza, l'ho voluto fare. Sempre per il fatto del completismo. Tra l'altro credo di aver fatto anche quasi tutti, o forse tutti, attacchi di sorpresa. Che conta ai fini. Olè. Non è che mi dia qualcosa? No, non ha dato niente. Dubito di riuscire a fare un secondo awakening con queste premesse. Ne dubito. Qualcosa di dorato, qualcosa di dorato, qualcosa di dorato, qualcosa di dorato. E che pizza. Ecco. Ok, richiedo meglio. Qualcosa di dorato dove sono io? Ok, perché se compariva di là io avrei potuto rosicarci un pochettino, eh. Ma quel minimo sindacale che veramente un po' ti scocci, ma... Nemici. Allora, gli abbiamo già distrutto lo scudo. Allora, dovremmo avere la wave in carico per il prossimo scontro? Credo. Sì. Vista Wavening. Che poi non mi compariva, quindi lo posso usare a volontà anche se non è carico. Anche se è così una svolta, io mi sto impantanando a buffo. Se posso usarlo sempre. Ah. Diciamo che quel libro Ryu praticamente è diventato automatico da completare, se è così. Adesso io mi faccio la conferma al prossimo scontro che ci capita. O forse deve essere carico un minimo per poter essere utilizzato. Oh, Laida. Dai, Anna, non... Credo sia sempre Laida Anna, comunque. Stessa cosa di prima. Uno, due, tre. Uno. Dai. Annina.
Uguale tattico. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Vabbè, non c'è neanche bisogno, tanto. Tanto adesso ti drizzerai, sarai 2 secondi fermo. E fa una finaccia. Io per comodità interiore taglio la seconda assimilazione della seed E. Abbiamo abbastanza data seed, torniamo indietro, non abbiamo tempo da perdere. Tra l'altro, come fai a sapere che ne abbia abbastanza? Qui si trovano i data seed necessari, tra l'altro sarebbe i semi di dati. Per ritornare a Morrigan Barrow Wall e infiltrarsi nel Operation Folder. L'ho visto che stava in quell'accanto. Ma io ve l'ho detto che qui me lo fanno apposta. Beh, ci manca poco per finire l'area, giusto? Sì, dobbiamo arrivare tanto fino a là. Ah, questa è una cosa importante che non sono mai riuscito a farvi vedere nel primo episodio, ve lo faccio vedere adesso. Questi sono i Chim Ninja, no? Come cacchio si chiamano? Comunque, compaiono quando noi abbiamo troppe Chim Sphere e possono... Finiti? Ok. E possono... Di fatto ci attaccano per farsene perdere. Se li si sconfigge così velocemente non succede niente. Però di base potrebbero cambiare in picci. Ok. Finiti i nemici? No, nemmeno uno scontro mini. No, quanto pare no. Che seccatura. Qui devo buttare tutto il morale accumulato. Di fatto quello. Sì, siamo arrivati alla statua Got. È una seccatura. Però adesso facciamo questo. Curson. Sole maledetto. Io darei un'occhiata a quello. Ah, giusto, non è un'arma per... È un'arma da spadista, l'ho vista male. To town. Tutto S. Wow. Perché sono, sì, attacchi sorpresa di 16, nemici sconfitti tutti quanti, tesori aperti... Uno, questo. Ah, no, il Rangeki non c'è qui. Fire Sun. Va bene. Mi va tutto bene. Adesso dobbiamo rigirarci e ritornare al muro, alla barriera, per i fan di Game of Thrones, e concludere e arrivare poi nell'Operation Folder. Adesso siamo abbastanza preparati per agherare il segno di Troy Edge. Warp, sì. Non so se devo fare effettivamente qualcosa come i vecchi giochi. I data seed B ed E sono stati risucchiati nel segno. No, ma te l'ha trasportato così a buffo. Va bene. So, this is the operation folder? Questa è l'operation folder? Not yet. We're still in the connecting hall. Non ancora, siamo ancora nella fase di connessione. So what should we do? Cosa dovremmo fare? We'll have to get into the system's upper layer. Dobbiamo andare negli strati più alti del sistema. Wait, something's coming. Qualcosa sta arrivando. Looks like one of Ida's guards to me. Sembra una guardia delle Aida. There. Perfect. I'll tear it to pieces. Perfetto. Me ne occuperò io, diciamo. Come on. Come on. I'm right here. Io penso che questa casa sia l'animazione più riciclata dell'intero gioco. Quasi, perché poi se ricambiamo forma quella l'hanno dovuta ridisegnare. Ok, Aida, Gatekeeper, che è più forte di Anna, praticamente. E non so se lo incontreremo altre volte o soltanto di qui. Mi sono fatto pregare come un pollo. Però non mi sembra eccessivamente potente. E basta, fatti colpire. Perfetto. 1, 2. Ah, ce ne ha molti di più. Ah, ok. Non era omnidirezionale. Io temevo fosse omnidirezionale. Da detto, come lo schivo? E lo slash pure. Siamo sinceri, mi hai fatto fare pratica con la tua versione più debole. Tranne quello stacco un po' così.
Il resto lo so gestire. Vai. No, no. Col cavolo che mi faccio fregare così. Che mi posso far fregare in tutti gli altri modi, ma così no, dai. Uno. Eh sì, mi sono fatto colpire, ma preferivo comunque rispetto. No, due. Per favore, per favore. Ho fatto una mezza follia, ma ha funzionato. E abbiamo sfondato le difese. Problema, abbiamo quei cosi già in volo verso di noi, vero? Infatti. Ah no, sono spariti. Ok, la sua raffica è più intensa di quella di... di Anna. Abbiamo soltanto 46 secondi per... vabbè, ne sono bastati. Se non riusciamo a sconfiggere... a fargli le fuoche di in 46 secondi, dobbiamo rifare la fase precedente. Data seed H ottenuto. AIDA 012, un genoma dei dati ottenuto. Che cos'è questo? Hai ottenuto O 0 van 01. O van 01. Ovan? Ecco. There may be other gatekeepers showing up soon. Hurry. Ci potrebbero essere altri custodi che stanno per comparire, sbrighiamoci. Oh, una Pokéball. Dai, siamo sinceri, è una Pokéball. So this is the operation folder. Così questa è l'operation folder? So it would seem. Così sembrerebbe. Inserisci il tuo ID senza certificato. Dai, vai. Identificazione confermata. Inseri il comando. Mostra lo status del server. Eseguire il programma usando i parametri specificati. Confirmed. Please load the program now. Prego, inserire il programma. Loading. Executing transfer command. Commencing countdown. 50. Hanno fatto partire il conto alla rovescia per eseguire il programma che è stato veramente inserito. Ha fatto una specie di modifica in corso d'opera? Non l'ho capita sta cosa. Vabbè. Look, it's spreading! What is that? Hey! What's going to happen? Magic circle! Hey! What's going on? Is it the end of the world? Tutti sono impanicati per l'attivazione della connection folder. Tra l'altro questa... ora io non me la ricordavo perché sono passati anni. Ma tutti nella piazza e guardo in alto e che compare quello è troppo il primo episodio di Sword Art Online, in cui poi loro vengono bloccati nel gioco. Quindi... tecnicamente GGU è stato fatto prima. Cioè, Sword Art Online come storia precedente, ma il gioco e quindi l'impostazione visiva è stata fatta prima. Gaspard non si è mosso da lì. Ok. Yadori dovrebbe essere virtualmente salva. Che hai visto? Ah, giusto! Ora mi sono ricordato cosa hai visto. Questo è importante. Che cos'è questo luogo? Un Aida. Un altro gatekeeper. Proprio adesso. Non riesco a muovermi. Per colpa di queste cose.
Damn it. Dannazione. Questo è importante. Molto importante. Vecchia conoscenza, eh? Vecchia conoscenza. Ovviamente in versione rattoppata come qualcun altro. E altra vecchia conoscenza. Ovviamente sono Balmung del cielo azzurro e Orca del mare azzurro. In una veste particolare. I discendenti di Fiana. Che possono a quanto pare attaccare, interagire ed eventualmente distruggere un'Aida. Il loro design, tra l'altro, è molto figo. Ecco, si sono occupati dell'Aida. C'è qualcosa nello sfondo, non so se l'avete notato. Cosa diavolo sono? C'è qualcosa sullo sfondo, vedete? C'è ancora qualcosa lì dentro. Che cos'è? It's a coffin. È una bara. Ed è evidente cosa c'è dentro. Dry edge. Già. Beh. Lui è leggermente indisposto dopo che l'abbiamo distrutto e quindi ha dovuto chiamare aiuti per fare il suo lavoro, per fare quello che doveva fare. So che siamo tornati nel mondo reale, ma tutto ciò che è accaduto nell'Aida server in qualche modo ha avuto luogo soltanto in qualche minuto del tempo reale. Colui che è comparso nell'operation folder era Tri-Edge, perché gli altri due non contano. Ah, ecco. C'erano altri due insieme a Tri-Edge lì. Vorrei sapere davvero chi fossero. Stanno attaccando un'Aida. Questo significa che Tri-Edge non è un'Aida? Chissà. Ed anche Atoli. Immagino sia preoccupato. Ok, possiamo riaccedere al desktop. Ci sono delle mail importanti non lette nella main station, ci sono degli update importanti in Crimson Verse e varie roba varie. Io però quello che vorrei fare come priorità è salvare. Fatto. E ci teniamo le mail importanti da leggere al prossimo episodio. Qui chiudiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!